Il mio libro dell'estate è sicuramente La Luna e Sei Soldi di William Somerset Maugham, edito da Adelphi. Si tratta di un volume liberamente ispirato dalla biografia di Paul Gauguin, da cui l'autore prende liberamente spunto per una riflessione molto profonda sull'arte e sul talento. Protagonista dell'opera è Chas Strickland, un uomo assolutamente comune, che conduce una vita ordinaria, borghese, da operatore di borsa. Il narratore, uno scrittore non più giovane come in diverse opere dello stesso autore, lo incontra una prima volta e lo considera semplice, onesto, una nullità. Qual è quindi la sua sorpresa nello scoprire che quest'uomo ha mollato la sua famiglia e la sua vita ordinata per scappare a Parigi? Non già spinto da un amante, cosa che sarebbe quasi quasi tollerabile per la mentalità del tempo, ma per fare il pittore. Per di più iniziando da zero e conducendo un'esistenza miserevole, vivendo di stenti, producendo quadri che sembrano anche brutti a chi li guarda. Incompreso da tutti e francamente sgradevole, e egoista com'è, totalmente egoriferito e totalmente incurante del giudizio altrui, Strickland dipinge perché non può farne a meno, non ritiene di avere alcuna alternativa. Le ripeto che devo dipingere, non posso farci niente. Quando uno cade in acqua non importa come nuota, se bene o male, o nuota o annega, dice a un tratto al narratore. Il suo inseguimento della bellezza assume connotati quasi ossessivi e trova il suo compimento a Tahiti, dove l'uomo riesce a trovare quel che cerca nella fusione con una natura dirompente. Moam, attraverso il suo narratore, descrive tutto il fascino esercitato da quest'uomo che si colloca al di fuori di ogni regola, di ogni morale comune, e vive consacrato a un'unica missione che è l'arte stessa. La Luna e i Sei Soldi, il cui titolo fa riferimento proprio alla difficoltà per l'essere umano di comprendere che cosa sia davvero fondamentale nella vita, è un romanzo scritto meravigliosamente, pieno di ironia e di intelligenza, di cui io ho sottolineato moltissime pagine. E che quindi considero la migliore lettura di quest'estate, tanto che sono immediatamente corsa a comprare un'altra opera dello stesso autore. Ben arrivate a tutte le persone che seguono Critica Letteraria. Allora, il mio libro dell'estate è un romanzo che, ahimè, ha anche il titolo perfetto per questi giorni di afa terribile ed è Estate Caldissima di Gabriella Dal Lago. Allora, è un romanzo che io ho letto a giugno, quindi proprio all'inizio dell'estate, ma ho capito subito che sarebbe stato il mio titolo dell'estate, perché è un romanzo molto stratificato, densissimo di spunti di riflessione che vanno ben oltre la durata della lettura, che mi ha lasciato perciò veramente tanto su cui riflettere e pensare. E quindi sì, per me è davvero un libro che vale la pena di leggere, libro dell'estate, ma un libro che vi consiglio di cuore in generale. Perché ho amato molto questo libro? Allora, e di che cosa parla alla fine questo romanzo? È un romanzo corale, ci sono sette protagonisti, sette voci, punti di vista, sono sette adulti più un bambino e una gatta che giocheranno anche un ruolo fondamentale nella vicenda, che lavorano insieme in un'agenzia di comunicazione e si ritrovano per una settimana a vivere a stretto contatto nella casa di campagna di uno di loro, del loro capo, dove appunto si sono riuniti per dedicarsi a un progetto molto importante, rappresentare a un cliente e sfuggire dall'afa della città, lavorando appunto H24 a questo progetto. Ovviamente verranno fuori tutta una serie di problemi, di incomprensioni, frustrazioni, non solo nei rapporti tra loro, ma anche a partire proprio da loro stessi. Quindi ognuno di loro arriva con il proprio carico di fantasmi, di difficoltà, di mancanze, di solitudini. Ecco, ho già un po' sfiorato alcuni dei temi, delle parole chiave che secondo me aprono la lettura di questo libro, a partire da solitudine e da lavoro. Solitudine sembra strano perché appunto detto è un romanzo corale in cui questi personaggi vivono insieme in un contesto abitativo anche, insomma, abbastanza limitato. Però
Eppure sì, ognuno di loro si porta un carico di solitudine e di incomprensione a partire proprio da se stesso e poi di conseguenza anche degli altri, e quindi rende difficili i rapporti. Lavoro poi è il fulcro di questo romanzo, le considerazioni sul lavoro. È un romanzo che fotografa, secondo me, davvero in maniera molto efficace e brutale, la nostra contemporaneità e una certa generazione, che è quella dei trentenni o poco più. E quindi anche la precarietà, che non è soltanto, a mio avviso, precarietà economica, professionale, ma è anche una precarietà di sentimenti, conseguente o meno a quest'altro tipo di precarietà. Racconta in qualche modo anche il confronto scontro generazionale, perché la nostra, questa generazione di trentenni, deve fare i conti con le aspettative mancate, deluse in qualche modo, della generazione che ci ha preceduti, che appunto pensava che tutto sarebbe stato meraviglioso, tutte le opportunità del mondo che ci sono state date, in qualche modo le avremo colte e messe a frutto. Invece, diciamo, le cose sono andate un po' diversamente. E racconta, secondo me, davvero in maniera molto molto efficace il mondo del lavoro, in questo caso il mondo del lavoro specifico dell'ambiente creativo, ma in realtà ci sono all'interno riflessioni che possono essere applicate a molti contesti del lavoro contemporaneo, a partire proprio dal confine labile tra vita professionale e vita privata, del quanto la vita professionale sfoci poi in quella privata e tutto si faccia molto complesso. La precarietà quindi di questi rapporti, le relazioni che si fanno complicate. C'è anche un interessante discorso di classi sociali, che è qualcosa che ahimè manca un po' da molta narrativa italiana contemporanea e che invece è una tematica che mi sembra di ritrovare molto di più nella narrativa inglese, per esempio irlandese nello specifico. È un romanzo, e cito non a caso l'irlandese perché è un romanzo, quello di Gabriella Dal Lago, che mi ha ricordato un certo modo di guardare il mondo contemporaneo che è tipico di Sally Rooney, per esempio. E quindi, insomma, io vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso alla recensione che è su Critica Letteraria. Questa era solo una pillola veloce, quindi il mio libro dell'estate è Estate Caldissima. Allora, il libro dell'estate che ho scelto io è L'animale morente di Philip Roth, è un romanzo breve di circa poco più di 100 pagine, pubblicato nel 2001, che presenta un protagonista già usato in altri romanzi, e precisamente nel Seno, un romanzo del 72, e Il professor di Desiderio del 77, quindi si può dire che questi tre romanzi insieme formino una sorta di trilogia, anche se non nel senso canonico del termine. Allora, David è un professore universitario, un accademico molto erudito, che è sostanzialmente malato di sesso e usa il percorso accademico, le sue lezioni, come vero e proprio terreno di conquista per reclutare, tra virgolette, le sue prossime amanti. Fin quando non incontra sul suo cammino Consuela Castillo, che è una studentessa di origine cubana, molto procace, ma come il testo stesso ci dice, non particolarmente sveglia o brillante. Tra i due nasce un rapporto, una relazione erotica esplosiva, e David si innamorerà perdutamente dei seni della sua amante, che diventeranno una sorta, anzi non una sorta, diventeranno un vero e proprio feticcio di tutta la narrazione, tra l'altro un tema, quello del seno, già trattato in altri romanzi di Roth. E nonostante lui cerchi di confinare il loro rapporto solamente sul piano fisico, quindi rapporti sessuali consumati, invece di imbarcarsi in una relazione un po' più seria, un po' più duratura, piano piano la grande bellezza fisica di Consuela e la sua ingenuità, la sua doppia anima, metà cubana, metà statunitense, lo porteranno ad assoggettarsi totalmente a lei. Il loro rapporto all'inizio è totalmente sbilanciato e sfalsato perché David si propone a Consuela come una sorta di mentore. Le parla di libri, le parla di arte, di musica, la porta a cena fuori ai ristoranti raffinati, la porta al museo, una sorta di pigmalione sessuomane contemporaneo.
non mentendo su tutta questa impalcatura di preliminari che lui è costretto a mettere su. Consuela di fatto diviene per David una vera e propria dea da venerare. Man mano che la narrazione va avanti, la gelosia, l'amore di David si trasformerà in una vera e propria ossessione e la sua gelosia diventerà, come dice lui stesso, quasi pornografica, una gelosia totalizzante che non lo fa dormire, non lo fa respirare, non lo fa mangiare, che lo ossessiona continuamente tutto il giorno. E stranamente anche perché lui è abituato a trattare le donne insomma come oggetti intercambiabili, a cambiare donna come si cambiano i calzini, quindi una sensazione per lui abbastanza estranea. Il finale poi, che è abbastanza sorprendente rispetto al tono utilizzato prima che si arrivi alla fine appunto, riprenderà quei segni di Consuela come una sorta di simbolo di McGuffin che simbolizza per l'appunto una passione che, se diventa totalizzante, può portare il protagonista alla rovina, e difatti ce lo porta. In poco più di 100 pagine Philip Roth ci apre interi universi, ci parla di rapporto tra padre e figlio, ci parla dell'eredità degli anni in cui scoppiò la rivoluzione sessuale negli anni 60, ci parla della necessità, della conflittualità tra il fare scelte buone, tra virgolette scelte sbagliate o scelte cattive. Ci parla della necessità del matrimonio, si interroga sulla necessità del matrimonio e sulla conseguente possibilità di un tradimento, nonché di una carnalità, di una passione che, se portata avanti in una certa maniera, può diventare patologica. Ci parla anche moltissimo della vita e della morte, perché nonostante il protagonista sia spesso sull'orlo di una crisi di nervi, sul punto di spezzarsi, la tipica verve rottiana, se così vogliamo dire, quindi quel misto di riverenza e di acume spiccatissimo, risolleva un po' le sorti del dolore del protagonista, mettendolo poi a servizio del lettore. È difatti una novella che si concentra sul desiderio carnale, sulla mortalità. Perfettissimo riassunto di quella dicotomia oppositiva e complementare che è Eros e Thanatos. Tra l'altro esplora in modo magistrale la questione dell'amore ossessivo e tormentato, e anche masochistico da un certo punto di vista, che autori giapponesi come Tanizaki e Kawabata hanno ampiamente esplorato nei loro testi. Nonché la questione dello scorrere del tempo, che in questo testo è centrale, così come il desiderio della mortalità, e che difatti poi alla fine rende ogni uomo un po' filosofo. Il mio libro dell'estate, tra quelli recensiti su Critica Letteraria, è Madame Vitti di Marco Cosentino e Domenico Dodaro della Sellerio Editore, un tuffo nella Ville Lumière, nelle luci e nei sogni della Parigi della Belle Époque, narrata attraverso una prospettiva particolare che è quella della vicenda biografica di Maria Caira, una donna che all'inizio del Novecento, dalla sciociaria insieme alla sua famiglia, insieme al suo futuro sposo Cesare Vitti, appunto, abbandona le campagne laziali per approdare a Parigi con pochi stracci e nulla più. Inizia a fare la modella negli atelier dei pittori francesi e attraverso questo lavoro inizia quindi ad assaporare quell'atmosfera artistica di Parigi, inizia a frequentare personaggi del calibro di Mallarmé e di Paul Gauguin, ma soprattutto inizia a notare una cosa: alle donne non è consentito studiare pittura, nel senso che le scuole di pittura sono frequentate solo da uomini. Da qui un intuito, una intuizione straordinaria, creare lei, fondare lei insieme al marito un'accademia che prenderà il nome di Accademia Vitti, che sarà la prima accademia nella quale le donne potranno studiare. La vicenda è assolutamente reale, benché sia e sempre più romanzata di un romanzo. Gli autori, tra l'altro, inseriscono molti documenti, molte fotografie che ci consentono di sentire ancora più vicini questi personaggi, anche perché uno degli elementi vincenti di questo romanzo è senz'altro la caratterizzazione dei personaggi femminili, non solo Maria, ma anche le sorelle Annette e Giacinta, che sono delle figure forti che
o anche nel caso di Giacinta, estremamente debole, estremamente bisognosa di protezione, ma sono delle figure che ci fanno intendere quanto fosse difficile essere donna in quella Parigi, in quella sociaria, e che rendono questa storia meritevole di essere ricordata e di essere letta. Buongiorno a tutti, per la rubrica Il libro dell'estate non ho avuto dubbi su quale scegliere. Qui lo vedete ancora come una bozza non definitiva con la traduzione di Claudia Durastanti. E il libro in questione è L'esordio di Leila Motley, Passeggiare la notte, edito da Bollati Boringhieri. Il libro nel 2022 è stato selezionato al Booker Prize e anzi voglio dirvi che l'autrice Leila Motley è la più giovane autrice ad aver avuto accesso al premio. Inoltre, il libro è stato anche letto per il famosissimo book club di Oprah Winfrey. Il romanzo ci porta a Oakland, in una città particolarmente marginante per chi, come la protagonista Chiara, è minorenne, nera e ha un basso livello di istruzione. Trovare un lavoro fisso è praticamente impossibile. Tutti i lavoretti che arrivano sono in nero, sono assolutamente precari e fanno anzi capire quanto poco contino i giovani in questa società. La protagonista però non desiste, lei ha questo incubo di perdere la casa in cui è in affitto con il fratello Marcus. Cosa sia successo ai loro genitori si scopre nel corso del libro e quindi non posso rivelarvelo. La protagonista però ha anche un altro sogno, cioè quello di aiutare il figlio della vicina di casa, Trevor, che ha appena 9 anni, a vivere un'infanzia molto più serena di quella che hanno vissuto lei e Marcus. Per farlo è disposta a tutto, persino ad arrivare alla difficilissima scelta di vendere il proprio corpo. Prostituirsi non è semplice, né psicologicamente né fattivamente, in una realtà piena di criminalità come Oakland. È molto pericoloso, ma è molto pericoloso anche a livello psicologico. La protagonista finisce, suo malgrado, ancora minorenne, in un circolo davvero, davvero rischioso, perché i poliziotti che la sorprendono una notte con un cliente decidono di non portarla in prigione, ma di farle questa proposta: partecipare a una serie di festini in occasione di compleanni, bische clandestine, eccetera, occasioni in cui i poliziotti vogliono esercitare il proprio potere anche con distintivi e pistole appresso, in cambio della loro protezione. Non sempre Chiara viene pagata per le sue prestazioni, molto spesso si sente sola e disperata e non sa come uscire, perché questo è veramente un circolo vizioso ed è molto molto pericoloso. Non sa se potrà mai ottenere giustizia, eppure non rinuncia a trovare un po' di speranza nelle piccole, grandi occasioni che la vita le offre. Sono spesso delle occasioni di amicizia da parte di persone che ha accanto, piccoli momenti di felicità vissuti insieme a Trevor, piccole bellezze che vengono trovate in una città che di bello ha ben poco. È un romanzo veramente scartavetrante, lo stile spesso è sovrabbondante, espressionistico, pieno di aggettivazione molto cruda e violenta, e per questo penso che potrebbe non piacere a tutti, ma io trovo che la voce di questa nuova narratrice sia davvero strepitosa e intendo seguirla a qualsiasi opera ci offrirà in futuro. Intanto trovate la recensione su Critica Letteraria, spero di avervi perlomeno incuriosito, e complimenti a Leila Motley. Alla prossima! Sebastiano 40 non aveva padre, madre o sorelle, perciò Rosa aveva trovato l'unico uomo al mondo a non sapere come suonarle. A questa novità però si era dovuta abituare, come a tutto il resto. Erano sposati da un paio di settimane, quando una sera, nel prendere una brocca in alto su una mensola, Rosa aveva fatto cadere metà dei piatti per terra, sul pavimento di coccio. Sebastiano l'aveva raggiunta in due falcate, con l'idea di prenderli al volo. E Rosa si era ritrovata ai suoi piedi, impegnata a nascondersi la faccia dietro le mani, come l'aveva insegnato la menica. Ciao
Ciao a tutti, il mio libro dell'estate è Il cognome delle donne di Aurora Tamigio, uscita a luglio per Feltrinelli Editore. Il cognome delle donne è una storia di tre generazioni al femminile, di madre, di moglie e di nipoti. All'origine della famiglia 40 c'è Rosa, una donna che ha sempre vissuto nella violenza, fin da quando era piccola. Il padre infatti la picchiava continuamente. Ritrova una parvenza di serenità quando conosce Sebastiano 40, un uomo di altri tempi, un uomo che non usava picchiare le donne. Insieme a lui avranno due figli maschi e una figlia femmina, Selma. Selma non avrà la forza di carattere della madre, sarà una donna più debole, più remissiva. Anche il suo matrimonio con Santi Meraviglia non avrà la riuscita di quello della madre. Santi Meraviglia era un uomo nulla facente, un uomo che porta la famiglia 40 sull'orlo del disastro economico. Insieme a lui avrà tre figlie femmine, Patrizia, Lavinia e Mariella. Tre donne diverse che rispecchieranno le personalità della madre e della nonna. Il cognome delle donne è un libro che ci racconta la storia privata della famiglia 40 e ci racconta anche molto bene come ogni donna sia il frutto delle generazioni passate e di quelle che hanno vissuto prima di lei. Così Patrizia sarà una donna molto simile alla nonna, a Rosa, una donna forte, una donna che non si sottrae alle battaglie del suo tempo. Al contrario invece Mariella, che sembrerà avere la fragilità della madre Selma. Il cognome delle donne è un libro, è una storia privata, è una storia collettiva. È una storia privata perché appunto ogni capitolo è dedicato a un personale sguardo femminile di ognuna di loro, che ci racconta appunto la sua storia, quella più intima. È collettiva perché queste donne si muovono su un'Italia che cambia, da Rosa che deve affrontare la guerra quando Sebastiano 40 parte per fronte e non tornerà mai più, a Patrizia che si ritrova nel bel mezzo delle lotte per il divorzio, per tutte quelle donne che cercavano l'emancipazione. Ma quello che mi ha colpito di più del cognome delle donne è appunto che Aurora Tamigio ci racconta questa storia femminile attraverso dei piccoli oggetti, delle piccole azioni, come la macchina da cucire Singer, che forse tante nonne e madri avevano nelle loro stanze, che non sempre abbiamo fatto caso a questo oggetto, o come quando veniva ripulita la cucina o rimessa appunto in ordine. È quindi una storia che si fonda e si basa sulle piccole azioni e sui piccoli oggetti, e ci racconta anche come le generazioni attuali siano influenzate da quelle passate e come ognuno di noi, ma soprattutto noi donne, siamo figlie delle nostre madri e delle nostre nonne, siamo il loro frutto. Il cognome delle donne è un libro che si legge benissimo, è la storia della famiglia 40, appassiona e ci lascia anche appunto numerosi spunti di riflessione anche su noi stesse. Ci viene sempre da chiederci quanto delle nostre madri, delle nostre nonne abbiamo dentro di noi.